grandissimo, il mio primo titolo, il mio primo campionato vinto, quindi sono molto contento di averlo fatto con averlo vinto con il Paris, il decimo titolo, quindi ci tenevamo a vincerlo e quindi sono davvero molto molto contento. È particolare il decimo titolo, quindi è davvero bello vincerlo, e ci tenevamo tutti, so quanto ci teneva la società a vincere il decimo titolo, quindi per noi è stata una stagione importante. Purtroppo siamo usciti dalla Champions, ma vincendo il titolo ci siamo tolti una bella soddisfazione. È stato un anno bello, con momenti anche un po' duri, difficili. Dopo l'eliminazione in Champions ci tenevamo tanto, è stata dura da digerire, ma dovevamo accettarla, dovevamo andare avanti e c'era ancora il titolo da vincere, quindi siamo stati bravi a reagire. E però diciamo che è stata una stagione positiva. Oltre alla Champions è stata una stagione positiva, però adesso resettiamo tutto e per l'anno prossimo cerchiamo di vincere più titoli possibili. Io dico, dall'esterno pensano che sia facile, no? Vincere la Ligue 1, ma assolutamente no, sono grandi, belle squadre, è durissima andare a giocare in certi stadi, in certi ambienti, e squadre dure da affrontare, quindi assolutamente non è facile. Bisogna prepararle tutte le partite al 100%, perché certe partite sappiamo quante sono state dure per noi e quindi ogni partita bisogna affrontarla al 100% per riuscire a portarla a casa, sennò è veramente dura e ci sono veramente tante squadre buone. Ah, troppo speciale per me, anche per la squadra. Giocare qui ti dà una carica, ti dà un'emozione incredibile. Ci sono tifosi fantastici, ci supportano sempre, quindi per noi giocare qui in casa con tutto il nostro pubblico è davvero stupendo, ma anche fuori casa. I nostri tifosi ci seguono sempre, quindi siamo molto contenti e cerchiamo di dare il massimo e di far vivere loro veramente tante emozioni. È bellissimo, guarda, è incredibile. E quello che ti danno i tifosi è un qualcosa di incredibile. Poi i tifosi del Paris sono un qualcosa di speciale per noi e quindi veramente cerchiamo di farle vivere delle emozioni incredibili. E sappiamo che quest'anno e si aspettavano di più da noi, ma ci sono rimasti male, ma ci siamo rimasti male anche noi, quindi è veramente stata dura da accettare, però li ringraziamo veramente per tutto l'anno, perché ci hanno sempre fatto vivere delle giornate stupende. Tante cose da apprendere, ho 23 anni, sono giovane, fortunatamente ho vinto già qualcosa, ma non ho fatto niente, cerco sempre di migliorare ogni giorno, di apprendere e sono ancora all'inizio, quindi ho ancora tanto da fare. Siamo veramente dei buoni amici e quello ci ha portato avanti, perché è stata difficile, però con la nostra relazione siamo riusciti ad andare avanti, a stare bene insieme, a fare bene in allenamento. Ognuno voleva fare sempre meglio, e in spogliatoio si scherzava sempre. Veramente Kay è un grandissimo ragazzo e siamo stati veramente bene insieme. È stata una stagione incredibile per me. È veramente un'emozione incredibile ricevere questo premio. Io spero di essere lì più anni possibili. Sono ancora all'inizio e spero di veramente di vincerne ancora tanti altri trofei. Ma oltre a quelli personali, io spero di vincere collettivamente, perché quella penso sia la cosa principale, la cosa fondamentale. E siamo una squadra, quindi cerchiamo di vincere tutti insieme, poi i premi individuali arriveranno di conseguenza.
We'll be right back.